Buongiorno a tutti, sono Luca, parlo invece del gruppo 2, vi presentiamo la nostra soluzione per la tutela dei migranti preventiva prima che si mettano in viaggio. Abbiamo un template un pochino alternativo rispetto a quello che ho visto, quindi lo presentiamo brevemente. Noi siamo partiti dal problema intervistando i migranti, dopodiché abbiamo proposto una soluzione a livello teorico e dopodiché siamo passati alla parte tecnica. Il nostro problema è stato di fatto quello di avere una mancanza di informazione, che è stata testimoniata già largamente dalle vostre presentazioni, e ci sono delle cose specifiche che non sono sapute al momento della partenza, ovvero per esempio la truffa sugli autobus, del terrorismo in Libia, queste cose qua, queste informazioni non sono conosciute e non si vuole, molto spesso non si sa come accedere a queste informazioni prima di partire. Quindi noi abbiamo pensato a una soluzione attraverso una tavola rotonda che potesse identificare quali persone debbano essere informate prima di partire dal Senegal, dalla Guinea, verso un altro paese. In questo caso il nostro target è stato una persona che vive in un villaggio e non ha nessun tipo di comunicazione, nessun tipo di educazione, quindi l'applicazione non ci interessava. Abbiamo pensato a un sistema integrato di informazione e nello specifico abbiamo pensato a una soluzione tecnica che si adatti al loro tipo di comunicare, al loro tipo di educazione, che è un messaggio audio-video ripetuto in maniera litanica e che somiglia alla predicazione. In particolare quando siamo in un ambiente come un mercato, un ambiente come quello rappresentato dal totem, che sarebbe l'equivalente per chi non è familiare di un bancomat, banalmente, la struttura è la stessa, un messaggio audio-video con un touchscreen o cose di questo tipo, e da seguire secondo noi. In particolare per quale motivo? Perché in questo modo andiamo a forzare l'informazione, nel senso che la radio, l'applicazione, sono cose che si scelgono. Queste persone devono essere forzate a capire che in Libia c'è il terrorismo. Io non devo scegliere di andare a una radio o non devo ascoltare una radio e avere la possibilità di capire che forse posso andare in Libia, io non devo andarci, punto. Questo è il concetto. E questo è venuto fuori da interviste con migranti. Cioè, il nostro punto di forza, diciamo, è stato cercare più che altro di capire la loro necessità, la loro educazione, la loro società, prima di passare al digitale. L'implementazione, di fatto, non volontariamente, ci sono molti dettagli che abbiamo lasciati aperti per chi fosse interessato a seguire questa strada. Abbiamo pensato a come svilupparlo dal punto di vista africano. Cioè noi non sappiamo se effettivamente un totem è realizzabile con un certo tipo di materiale. Quindi se qualcuno vuole spendere questa strada, per esempio per i materiali di produzione, si dovrà pensare in accordo con dei politici, con degli investitori, con delle persone, a dove produrlo e come produrlo. Di questo passo si passerà alla stessa logica, per esempio per l'interfaccia, per le telecomunicazioni. Ci sono elementi sociali che vanno tenuti in considerazione, ad esempio se io metto touchscreen le persone vedranno qualcosa di drasticamente nuovo, quindi lo schermo deve resistere anche a questo. E quindi l'idea del totem non è realizzabile completamente in questa sede, bisogna andare avanti poi successivamente. Però l'idea che abbiamo del sistema è questa, utilizzare attraverso un sistema di database, attraverso un sistema di collezione dati, audio, video, delle esperienze dell'Europa, per cui le comunità gestiscono in Europa tutte le informazioni che poi vengono gestite da una terza parte, mandate da remoto, e qui entra in gioco l'app, la web app o il software, che spedisce o gestisce anche eventualmente in Africa tutte quante le informazioni e quindi si mostrano all'interno di un mercato, per esempio, queste informazioni, che possono essere integrate attraverso una radio, attraverso un servizio di televisione, attraverso un servizio di eventi, che sono eventi che sono presenti in Africa, sono concerti, abbiamo chiesto e ci sono degli eventi in cui è integrabile questo sistema. Detto questo vorrei sottolineare che il nostro gruppo è stato abbastanza omogeneo, cioè nessuno di queste persone, noi abbiamo avuto persone che stanno apprendendo a diventare tecnici, tra cui io stesso, e tutte le persone che hanno collaborato, non è mai stata un'esperienza di tipo umanistico, tecnico, abbiamo semplicemente parlato come persone, quindi non abbiamo messo nessun tipo di esperienza tecnica, competenza tecnica, perché non c'è stato bisogno.
l'esigenza del totem a parere nostro è venuta fuori parlando come persone. Spero sia stato chiaro, sono aperto per qualsiasi domanda e vi ringrazio per l'attenzione. No, abbiamo un po' più di tempo per le domande. Ok, io ringrazio il team 2. Sarei fare una portare l'attenzione su una cosa, su un aspetto, no, dell'esposto. Allora, a me sembrava di aver capito che l'oggetto, diciamo, di tutti questi lavori che stiamo facendo, sia qua che in Africa, non è di impedire le persone di muoversi. Nell'esposto che hai fatto tu, ho sentito una frase che a me non conviene. Devo impedire la persona di arrivare in Libia. Quindi va a portafoglio con l'oggetto principale dei lavori che stiamo facendo, è di non impedire le persone di spostarsi. La ricerca, l'oggettivo nostro è di dargli alle persone le informazioni che gli potranno servire quando sceglieranno di andare o no. Grazie per l'osservazione. Rispondo brevemente. Ho capito perfettamente a che passaggio si riferisce. Il discorso è di impedire andare in Libia se c'è il terrorismo. Cioè, l'obiettivo dell'oggetto è di agevolare e informare. Ma a quel passaggio mi riferivo nel senso che se la persona sa in Libia c'è il terrorismo, non ci va. Quindi quello, se ci vuole andare ci va comunque, però noi non siamo in grado di forzare la persona, siamo in grado, l'ho detto in maniera drastica volutamente, ma di dare un'informazione netta riguardo della Libia, per esempio. Questo credo che sia l'obiettivo, di informare chiaramente la persona. Adesso spero sia più chiaro in questa maniera. Grazie per la... No, sì, scusate, sì, qui sì. Allora, noi, scusate tutti, sono Ibrahim, ci siamo già conosciuti. Allora, per questo nostro corso è di parlare di pericolo. Noi cerchiamo a far capire esattamente quali sono i pericoli che sono sulle strade. Abbiamo fatto tutto questo lavoro per far sapere sul video, sul foto, su tutte le cose. Sulla strada c'è, fino al Senegal, fino a Libia, c'è questa pericolo. Da Niger fino a Libia c'è questo pericolo nel deserto. E fino da Libia per tornare indietro diventa tutto un pericolo. E per andare anche per davanti c'è un altro pericolo al mare. Allora sono le pericoli che noi abbiamo cercato a rilevare per una persona che vuole andare. L'informazione che dobbiamo donare alla persona non sono... Noi doniamo l'informazione, se la persona è sicura dell'informazione che abbiamo donato, va bene. Se non convinto la persona, la persona è già convinto, già informato, lì puoi andare. C'è le foto, c'è le video, c'è tutto nell'informazione. Grazie. Okay. Domanda breve, risposta breve. Grazie. Allora, io non ho capito come... quali mezzi di distribuzione avete pensato per appunto far conoscere la vostra idea, numero uno. Numero due, immaginandomi nella veste di un migrante, mi sembra di aver capito che volete far gestire le informazioni direttamente dall'Europa, giusto? No. No. Cosa? Ho letto governi europei? No? No, vabbè, sono felice di sbagliarmi, però perché dovrei fidarmi di una persona che non è in quel posto dove sto io? Una persona che sta a migliaia di chilometri? Allora, risposta breve, hai meno di un minuto, credo 30 secondi. Grazie. La gestione dei contenuti è data nell'Europa, nel senso che la comunità, come può essere la comunità senegalese qua a Torino, raggruppa tutti quanti video e audio con le traduzioni proprie, cioè il dialetto locale anche. Dopodiché ci sarà un'agenzia, una parte tecnica che si occuperà della gestione del database, della parte di hardware. Questo è quello che abbiamo visto come scenario più realistico. La parte relativa ai governi è una parte che noi non abbiamo avuto i dettagli,
e quindi abbiamo detto, secondo noi va messo in campo il fatto delle associazioni e dei governi. Vuol dire che chi prenderà questa idea, se prenderà questa idea, deve pensare a come il governo locale può pensare questa situazione.